Tutto nacque nel lontano 1958, quando fu costituita a Rocca San Giovanni la cantina sociale frentana, per merito della coraggiosa lungimiranza del dottor Francesco D'Agostino, che riuscì ad aggregare numerosi agricoltori in un'area che a quel tempo era come l'intera regione Abruzzo, economicamente e socialmente arretrata. Quest'anno la cantina frentana festeggia i 60 anni della sua fondazione con una serie di iniziative locali e nazionali che hanno visto, da un lato, la partecipazione attiva alle più importanti fiere di settore e dall'altro coinvolto i circa 400 soci conferitori. Presidente, dopo 60 anni una scommessa vinta? Ma sicuramente è una scommessa vinta perché abbiamo raggiunto dei risultati molto ottimali. Io sono soddisfattissimo, ma tutta la base sociale che oggi mi ha dato la conferma praticamente approvando un bilancio a un'unità proprio anche con una trattenuta, perché è un bilancio molto positivo, tratteniamo le quote, qualche quota in più confronto agli altri anni per investimenti futuri. Il valore della produzione totale vanta oltre 1 milione di bottiglie e 3 milioni di fatturato. Dato positivo anche sul fronte conferimenti. E oggi si stiamo tranquilli perché si è fatto nel passato degli accantonamenti, dei progetti a lunga gittata, quindi possiamo respirare tranquillamente. Oggi ci ripaga questi sforzi che abbiamo fatto negli anni passati. Tra le sfide avviate anche l'aggregazione con Cantina Sangro di Fossacesia per un grande progetto di sviluppo vitivinicolo dell'area frentana. Io ringrazio tutto il team della Cantina Frentana, i dipendenti, il consiglio di amministrazione e voi soci. Se continuiamo così, praticamente tutti uniti, sempre con la squadra vincente, possiamo raggiungere degli obiettivi ottimali e confrontarci anche con i nostri competitor nazionali come Wynet. L'anno che si chiude vede, inoltre, Cantina Frentana consolidare le nuove sfide avviate già nel 2017, con l'ingresso nella prestigiosa WineNet, che promuove l'eccellenza della cooperazione vitivinicola italiana. A far parte della rete, 6 autorevoli cooperative italiane che rappresentano 5 regioni: Veneto, Piemonte, Toscana, Abruzzo e Sicilia. Ed esprimono un valore complessivo della produzione superiore a 200 milioni di euro, con oltre 27 milioni di bottiglie e più di 4.000 ettari di vigneti. WineNet rappresenta un nuovo modello di rete d'impresa, fondato su un lavoro di coordinamento tra aziende complementari su cui Cantina Frentana intende scommettere, ha spiegato il direttore Felice Di Biase nel corso dell'incontro con la stampa che si è tenuto il 5 dicembre alla Torre Vinaria. È un progetto molto importante per la nostra realtà. 6 cooperative a rappresentare 6 regioni d'Italia, 6 regioni vitivinicole italiane che si sono messe insieme per promuovere il sistema Italia, il sistema vitivinicolo Italia nel mondo. È stato il primo anno, la prima esperienza, noi a rappresentare l'Abruzzo, ma cantine veramente importanti e blasonate a rappresentare altri territori e altre regioni. E l'obiettivo è sempre lo stesso, portare un pezzo d'Italia un po' fuori i confini e sviluppare quelle interazioni commerciali che ci danno comunque sempre poi la possibilità di arricchire il territorio. Per il 2019 è stato già definito il programma commerciale che prevede la presenza in fiere internazionali con l'obiettivo di condividere e mettere in circolo le esperienze su nuovi ed interessanti mercati internazionali. Tra le novità del 2018 anche il varo del nuovo logo aziendale e la recente pubblicazione Cantina Frentana, una storia di vini, di Silvino D'Ercole e Maurizio Gili, che racconta con documenti, immagini, accurate ricerche d'archivio e testimonianze dalle cronache dell'epoca i 60 anni di attività dell'impresa cooperativa, dalla fondazione della cantina alla costruzione della Torre Vinaria e al suo più recente restauro. I 60 anni della cantina si concludono con questa pubblicazione che ha raccolto praticamente i documenti più importanti della propria attività, della propria storia. Molta parte è dedicata proprio alle origini della cantina e della cooperativa.
Queste origini risalgono al 1958, quando in provincia di Chieti la cooperazione era pressoché sconosciuta. All'epoca esisteva solamente la cantina sociale di Bomba, che aveva delle dimensioni molto più piccole rispetto a quella che sarà la cantina frentana. E poi nel giro di poco tempo, ecco, questa cantina, che partì con 92 soci, divenne una realtà importante, arrivando a radunare più di 500 soci nel giro di 2-3 anni. Questa cantina si presentò subito come un punto di riferimento per l'intera provincia di Chieti, per la dinamicità che aveva dimostrato e per l'apertura, perché era stata disponibile anche a trasmettere la propria esperienza in altre realtà. Il precursore di questa iniziativa fu il dottor Francesco D'Agostino, sindaco allora di Rocca San Giovanni, che poi guidò la cantina per più di 20 anni, lasciò l'incarico nel 1976, e lui scelse insieme ai soci, ecco, una determinata struttura, un determinato impianto tecnologico denominato Torre Vinaria. La Torre Vinaria di Rocca San Giovanni la si vede a distanza, è diventata un simbolo del paese e del territorio, e di recente è stata restaurata. Pochi anni fa vi è stata l'inaugurazione della nuova Torre Vinaria, che rappresenta veramente un fiore all'occhiello di questa struttura, ma possiamo dire che sia una testimonianza dell'architettura del Novecento, della seconda metà del Novecento, veramente importante e di rilievo. La lungimiranza degli attuali amministratori ha portato a restaurare questa torre. Oggi è diventata un luogo dove si svolgono tante attività e dove tra l'altro si può ammirare un territorio bellissimo che va dal mare alla Maiella. Questa cantina già dalle origini si poneva, ecco, il problema di creare una struttura che fosse anche bella, non solo funzionale, e credo che questo obiettivo sia stato raggiunto. Oggi, ecco, noi abbiamo questa struttura che è un esempio di archeologia industriale e credo che possa ottenere anche dei riconoscimenti in tal senso, a testimonianza poi del valore che ha nel territorio. Gianni Pasquale, quanto vi sta aiutando da un punto di vista dell'immagine la Torre Vinaria? Ma allora, sicuramente, come abbiamo detto anche questa sera, la Torre Vinaria è stata una costruzione che ha segnato il territorio. E noi, quando siamo arrivati ormai più di 20 anni fa in questa zona, abbiamo cominciato a lavorare in questa cantina, avevamo sempre pensato che questa Torre Vinaria poteva rappresentare un fulcro e un veicolo anche di visibilità per l'esterno. E con la ristrutturazione del 2014 è partito veramente una nuova immagine della cantina. Questa nuova immagine ci ha riposizionato sicuramente su certi mercati, ci ha dato molta visibilità sul territorio, perché se una cantina vuole essere forte, comunque deve essere anche sul territorio forte. Non si può, come eravamo anche fino a qualche anno fa, presenti soprattutto sul mercato estero, ma senza un forte radicamento sul territorio. E grazie a questa Torre Vinaria per noi è stato possibile radicarci su questo territorio. Oggi per noi è diventato un biglietto da visita. Chiaramente non solo questo può bastare per portare avanti un progetto, sono altre le cose che continueremo a fare per dare visibilità e forte radicamento alla nostra cantina e ai nostri vini su un territorio splendido che non è solo chiaramente la Torre Vinaria, ma è tutto l'insieme, Costa dei Trabocchi, paesaggio, collina e ospitalità, che in questo territorio è veramente notevole. In un mercato concorrenziale come quello del vino, porre l'attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio diventa strategicamente importante, ha spiegato dal canto suo l'agronomo e consulente Maurizio Gili. La cantina inizialmente raccoglieva anche l'uva da tavola in cassetta da portare sui mercati. Ci sono questi racconti di carretti, degli asini coi basti che portavano le uve. Sembra di parlare di secoli fa, invece parliamo soltanto di 50 anni fa, però in questi 50 anni è veramente cambiato quasi tutto: la meccanizzazione, il modo di coltivare, anche le stesse varietà. Anche il Montepulciano e il Trebbiano sono ovviamente rimasti i re del territorio, però si sono anche riscoperte certe varietà minori,
o a torto considerate minori, che invece negli ultimi anni sono state riscoperte e valorizzate, come pecorino, cococciola, anche sull'onda di questa interesse verso tutto quello che è tipico e autoctono e territoriale, e negli ultimi anni soprattutto un'attenzione più marcata a tutto quello che è la sostenibilità, quindi cercare di ridurre l'impatto della chimica, usare mezzi alternativi, il biologico, non usare più il diserbo, quindi si va incontro a un'esigenza che è sentita prima di tutto dagli stessi agricoltori, perché in fin dei conti sono loro quelli più esposti anche ai rischi, ma anche in genere della cittadinanza e dei consumatori. Queste sono quindi le principali innovazioni che stiamo vivendo in questi anni. Vi ricordate l'oleografia dei pastori d'Annunzio? Era questo l'Abruzzo? Oppure dei Cafoni di Silone? Era questa la rappresentazione esterna che c'era di questa regione. Però passa poi tutto a un tratto, dagli anni 70 in poi, a un grande sviluppo. Professor Mauro, un punto di merito della cantina Frentana è stato credere 60 anni fa nella cooperazione. Sì, questo veramente rappresenta un punto di forza di questa cantina, perché siamo sul finire degli anni 50 e in una situazione di arretratezza generale dell'Abruzzo, e il fatto di aver dato vita alla cooperazione, riducendo la frammentazione del mondo contadino nel settore vinicolo, ha significato, a mio avviso, una scelta di grande coraggio, anche strategica, e oggi rappresenta, insieme al settore generale vinicolo, uno dei punti di forza della nostra regione, perché non v'è dubbio che in base ai dati che noi abbiamo a disposizione per quanto riguarda le esportazioni, la produzione di vino e così via, l'Abruzzo oggi ha posti di grande prestigio nel panorama nazionale. Le realtà piccole come la cantina Frentana come possono vincere le sfide della globalità? La conquista dei mercati internazionali sta diventando piuttosto difficile, si può combattere solo con la qualità, solo mediante investimenti affinché il vino della cantina, ma il vino abruzzese in generale, diventa sempre più competitivo. Quindi la qualità e l'investimento rappresentano i due ingredienti fondamentali affinché la cantina possa essere sempre più un esempio virtuoso e di successo per il bene non solo dei soci che ne fanno parte, ma anche per l'intero territorio abruzzese, che ha bisogno di sostenere soprattutto le aree interne, che attraverso la cooperazione riescono ad essere molto, molto vitali. Tradizione, innovazione, espansione sono i cardini della cantina Frentana su cui progettare il futuro. Può essere questa anche per il futuro, ma non può essere solo questa. La cantina Frentana in questi 60 anni è stata espressione del territorio, è stata espressione di una società che si è evoluta ed è arrivata fino ad oggi come una delle cantine espressioni del territorio. Vogliamo che continui ad esserla, non solo per l'Abruzzo, per l'Italia, ma anche per tutti i mercati dove ci sarà possibile esserlo e dove sarà possibile essere presenti con i nostri vini. L'Assemblea dei Soci, riunitasi qualche giorno fa, ha approvato importanti scelte strategiche sul mercato nazionale ed internazionale. È un'assemblea importante in cui, oltre a fare il resoconto di un'annata che è stata, a nostro giudizio, tra le migliori annate a livello patrimoniale, a livello economico, che la cantina potesse vivere e abbia vissuto negli ultimi 60 anni, l'Assemblea ha anche approvato un piano programmatico per i prossimi anni di sviluppo, non solo della cantina ma anche dei mercati. E questo è veramente importante, perché ci dà la possibilità di assicurare non solo alla cantina ma anche ai soci programmazione e sviluppo. Col presidente della Lanciano Calcio per festeggiare un anno insieme a Cantina Frentana. Lo sport e il territorio attraverso il vino, un connubio importante nella promozione dei luoghi. Sì, diciamo un connubio importantissimo,
Da un anno e mezzo che io rappresento il Lanciano Calcio come presidente, lavoriamo giornalmente per la valorizzazione di questo territorio. Sono felice, ma sono orgoglioso di quello che possa essere il connubio sport in genere, non solo il calcio, ma con il territorio. Frentana ha sposato già dall'anno scorso, il secondo anno che ci dà una mano anche sotto questo aspetto a livello economico. Abbiamo creduto in questo progetto sin dall'inizio, conosco il presidente da tanti anni, so qual è l'impegno che lui mette in ogni suo progetto.